Sento ancora battere. Oh, cosa state facendo, zombie? Ok, sento qualcuno. Oh, oddio, perché ho gridato? Perché ho gridato? Ah, agitato nel nostro caso, con gravi dolori. Ah, è vero che forse ero infetto. No, non ero infetto. No. Sto benissimo. Sono semplicemente sporco di sangue. Ehi, hey, gente, questo è il video del benvenuto o bentornati con la liberazione di Daegu. Allora, riprendiamo dove siamo rimasti l'ultima volta. Quindi, circondati dagli zumba molto corridori, 81 uccisioni, sopravvissuti per due giorni, stranamente, contro ogni aspettativa. Ho qualche torcia. Se premo F, teoricamente dovrebbe mostrarmi tutti, dovrebbe equipaggiarmi gli oggetti di illuminazione nell'inventario. In questo caso ho una torcia. Premo F e lo spengo, ovviamente. Riequipaggiamo la nostra mazza. Accendiamo un po' della luce, perché non ci vedo niente. Cosa c'è lì a terra, scusatemi? C'è qualcosa? No. È spazzatura. Maiali. Vediamo. Allora, la casa l'avevo liberata. Non mi ricordo molto bene le circostanze nelle quali sono finito dentro questa casa, ma so che stavo pian piano liberando un po' la città. Infatti, mappa, vediamo. Iniziamo a segnarci. Questa casa l'avevo segnata come ripulita. Questa pure, pure. Possiamo proseguire verso questa. Come si disegna qui? No, dammi. Qua. Mi serve una penna nera. Non avevo una matita, scusami. Infatti. No. Allora, andremo verso questa casa qui. Da far fuori. Che non me lo fai fare? Aggiungi nota. No, aggiungi nota. E non riesco a scrivere con la cavolo di matita. Mannaggia a me. Vabbè, non importa. Dobbiamo andare verso questa casa qui. E poi verso questa casa qui. Proviamo a liberare questi due appartamenti senza farci uccidere. Siamo a 81 uccisioni. Suppongo che ci siano ancora 59.000 zombie più o meno. Ma niente di che, dai. Niente di che. Niente che non possiamo maneggiare. Lava tutto. Ok. Vediamo di lavare anche tutti i vestiti. Così magari ce li abbiamo agitato e nervitesi. E stiamo bene. E salute. Avevo una grave lacerazione al collo, ora che ci penso, e per il resto sto a posto. Ok, più che altro facendo la run parallela nell'altro, nella liberazione del Kentucky, un pochino mi confondo tra i personaggi. Ariad Swan, dai, è abbastanza forte e ha 9 di forma fisica. Perché? Perché il personaggio base nell'altra modalità non lo fa? Ah, perché lo volevo veterano come un mongolo, mentre questo è taglialegna. Vediamo. Che dite, proviamo a gridare? Proviamo a gridare. Ci suicidiamo subito così. Ecco, ci hanno sentiti. Via. Però mi piacciono i rumori ambientali. Vediamo quanta gente Alia si avvicinerà. Ho visto col deficiente correre. Infatti mi ha visto pure lui. Bravo, scemo. Dai! Bravissimo. E siamo a 82 uccisioni. Fa così caldo, scusami. Fa 24 gradi di notte. Stai scherzando? Allora, se solo riuscissi a migliorare un pochino le mie abilità con la meccanica, magari riuscirei anche a rubare dei veicoli. Il fatto è che è un grande investimento. Oh, quelli non mi hanno sentito. Oh, Gesù, si stanno formando le prime orde. Dobbiamo liberarci di questo gruppetto di Zumba, sennò avremo dei problemi più in là. Attiriamone più che possiamo. Ok, un paio, va benissimo. Due vanno benissimo. Poi è vero che ho il multi-hit abilitato qui, quindi non mi preoccupo così tanto. Infatti uno. Cosa ti rialzi? È andato. Veniamo. Prossimi ragazzi, prossimi, forza. Nessuno mi nota. Volete che sparo un colpo di pistola? Scusate. Mi sembra il caso. Dai, inciampa deficiente, so che vuoi inciampare. Bastarda. Sta bastarda. Sta mansarda. Sono sudato. Dovrei togliermi dei vestiti effettivamente. Forza. Ok, in tre mi hanno visto. Niente di grave. Finché non mi prendono da dietro, non dovrei avere problemi. Bellissimo colpo sul muso. Come osi rialzare? Oh, doppia uccisione. Con una randellata sul muso. Forza, ragazzi. Una per volta. Oh, infatti. Quello che vi dicevo. Finché non mi prendono da dietro, finché non ci saranno queste sorprese, io dovrei essere a posto. Ma se mi arrivano queste sorpresine, potrei avere dei guai. Ok. Perfetto. E un altro che è andato. Dovrei utilizzare il macete, secondo voi? E il macete è a mano singola, quindi non saprei quanto sia. Proviamo il macete, dai, rischiamo un pochino. Se no è troppo ripetitivo. Oh! Infatti, non avrei dovuto prendere il macete. Però mi piace il rumore che fa. Carino.
E dai. La cosa brutta è che non è morto. Nessuno di questi è morto in piedi. Li ho dovuti colpire a terra, il che vuol dire che ovviamente sarebbe stato quasi sicuramente un'uccisione. Vuol dire che è abbastanza debole. Vabbè, per essere un macete improvvisato non è che io mi debba aspettare chissà cosa. Però... oh! Dai, era a terra, perché non l'hai colpito? Ok, quello è morto. O quella. O quelli. Ok. Anche questa è andata. Quello come è morto? Sono stato io ad uccidere quella lì. Ah sì, sono stato io. Ci sono troppi cadaveri in giro. Oh! quelli non li avevo proprio visti. È una bella sorpresina quella, eh. Devo ammetterlo. Ah! Dai, buttala giù. Ok, quello è morto. Stava per mordermi, eh. Ok, anche quello è morto. E ora tocca a Lessie. Perché sono così lento? Mi aveva grabbato? Era un bug del gioco. Ero troppo lento nel movimento. Perché effettivamente i runner, quando si avvicinano a noi, hanno questo privilegio, questo debuff, che ci rallentano la velocità di movimento. Infatti per questo è difficile giocare con i runner, perché se ci raggiungono siamo rallentati, e tutti gli altri che li corrono dietro ovviamente ci mangeranno. E questa è la difficoltà che sta nel gioco contro i runner. Per il resto tutto abbastanza fattibile. Latte evaporato in scatola, dovrei mangiarlo perché devo ingrassare, assolutamente. Credo di essere sottopeso e non mi fa affatto bene. Ah no, non sono sottopeso, non l'ho preso sottopeso stavolta. Sì, sono 80 kg, però vorrei evitare di dimagrire. Sparisci! Freccetta verso il basso, sparisci! Vattene via, non piace a nessuno. Non è sparito. È andato evaporato, dai, sono 472 calorie, mi serve qualcosa di più grasso. Dovrei prendere anche delle vitamine, sapete. Prendi pillole. Tonno in scatola, mi serve qualcosa di più grasso. Assolutamente. Devo trovarmi qualcosa di più grasso da mangiare. Ok, ho preso le pillole. Sento qualcuno sbattere, ma non capisco da dove arrivi. Oh, si sta facendo giorno. Si sono spente le luci per il rincaro delle bollette. Stanno risparmiando un po' tutto. Oh, quello lì è dentro casa. L'ho visto. Come mai prima mi mostravi la casa e ora non più? Ok. Sono in tre. Niente che non possiamo gestire. Ok. Forza signorina. Tre signorina. Come osi non cadere? Bestia. Colpiscilo. Bello strisciolino. Dai. Come cavolo è possibile che non abbia calpestato quel tipo? Ok, ha sfondato la finestra. Sta arrivando. Sta arrivando in due. Ma niente di grave. Niente di grave. Oh, oh, che paura. Dai, baffetto. Sclatong. Ciao, bello. E cadi. Ho 10 di forza, sai com'è. Perfetto. Prossimo. Guardiamoci le spalle, che non arrivi nessuno a farci la sorpresina. Tocca a lei, buona signorina. Oh, no, che brutto rumore. Che brutto rumore che ho sentito. Come ha fatto a passarmi così accanto? Mi si è rotta la mazza da vespa. E cadi, madonna mia, quante volte l'ho dovuto spingere. Ho 10 di forza, eh. Bestia schifosa. Che brutto rumore che ho sentito. Ah, sarà difficile da rimpiazzare con un'arma migliore. Il mio cacchio di... la mia cacchio di mazza da baseball. Sarà difficile da rimpiazzare. Ce ne sono qua dentro? Sento un po' di ringhiolo. Madonna mia, questa povera casa. Le finestre rotte. C'è niente da mangiare di buono. Oh, posso guardarmi qualcosa in televisione. Life and living. Ok, perfetto. Abbassiamo il volume, magari così... i nostri vicini simpatici. Chiudi queste tende, per favore. Un po' mi fa chiudere le tende. Chiudi tende. Ok, perfetto. Tutte le finestre hanno fatto fuori, incredibile. Ho capito che mi sta diminuendo la noia, ma mi serve qualcosa tipo... oh, cucinare, cucinare, dai. Considerando quanto ho utilizzato la cucina in questo gioco, in questa avventura, potrebbe tornarmi utile. Devo controllare la mia salute, ok? Il collo non è ancora sporco. Il dolore è abbastanza elevato. Vorrei accelerare, però ho paura che mi arrivi qualche zombie. Qualche Zed, scusate, dovremmo chiamarli con i termini del gioco. Polpettone! C'è qualcuno qua dentro per caso? Ok, no, è pulito. C'è qualcosa dentro l'armadio? Chitarra. Dammi una mazza da baseball, ragazzo. Niente mazza da baseball. Ma è una gioia proprio. Ci sono dei calzini lunghi, però. Una penna. Possiamo utilizzare la penna come arma. Ed è un dato di fatto, veramente possiamo utilizzare le penne come armi. Allora, mappa. Anche questa è andata. Ah, ma l'ho già insegnata questa. Ok, come non detto.
Abbiamo fatto il 0% di progresso. Siamo tutti uguali. Ma che programma televisivo stiamo guardando? Spatola. Topo morto. No, grazie. Prendi questo. Ah, ma io nell'inventario dovrei avere... Nello zaino dovrei avere del cibo. Non mi serve qualcosa di molto più grasso. Prendi e apri scatola di cibo per cani. Scodella di zuppa. Meglio di no. Nel frigo? Ok, nel frigo c'è qualcosa di serio. Andiamo nel freezer. Ok, nel freezer c'è tanta roba seria. Prendi tutto. Dobbiamo mangiarla tutta sta roba. Ok, vediamo. Da qui fino a qui. Tutto. E accendi. Perfetto. E in realtà le verdure non le devo riscaldare, però sarebbe meglio mangiarle così piuttosto che congelate. Aranciata. Bottiglia d'acqua è quasi vuota, però aranciata mi piace. Un po' di congelamento, dobbiamo aspettare che si cucini un pochino. Oh, nel frattempo che cosa possiamo fare? Bevi. Che siamo qui. Ho visto un canovaccio, possiamo anche asciugarci. Ci sono due lattine, perché me ne mostri una? Ah, carote in scatola, infatti ce n'erano due di lattine. Vediamo se possiamo utilizzare il canovaccio per asciugarci. Fatto. Allora, posso riparare con colla di lei per legno, che non ho, con nastro adesivo, che non ho, colla, che non ho, e scotch, che non ho. Non ho proprio niente. Mi sono malissimo. Ah, finalmente è sparito Nervitesi, almeno quello. Ok, verdure miste, possiamo mangiarle. Ho messo fraccarico. Nervitesi, di nuovo, sono sporco di sangue, di nuovo. Dai, cuoci questo cibetto. Tutto cotto, perfetto. No, fermo, spegni. Prendi tutto, mettilo qua dentro. Così avremo un po' di cibo. Forse utilizzeremo il piede di porco. Ma la tengo la mazza da baseball perché casomai dovessi trovare qualche cosa per... ripararla, sicuramente molto meglio del piede di porco. Però per ora dovrò accontentarmi. Mettiamo la mazza da baseball nello zaino. Ok. Prendiamo il piede di porco. I contundenti a due mani sono ottimi perché ci danno il vantaggio di buttarli giù a terra con più facilità e così abbiamo più tempo per difenderci, diciamo così. Adesso c'è nebbia, quando mai? Gridiamo. Ci tocca gridare, ragazzi, ci tocca gridare. Intanto mangiamo una salsiccia e poi gridiamo. Non posso gridare mentre mangio, effettivamente. A bocca piena è un po' difficile farsi sentire. Forza! Ok, spostiamoci. Vediamo se è arrivata un po' di gente. Effettivamente possono anche arrivare da qui. Ok, ne vedo uno. Dormi qua. Uno solo. Due. Oddio. Ok, quella mi ha vista. Come ha fatto a vedermi? Come ha fatto a vedermi? Mannaggia a te. Che vista hai attraverso la nebbia? Che vista malapena io? Bagnino da 4 soldi. Crepa. Dammi i tuoi beta bloccanti. Dammeli tutti. Sono un tossico. Ok, quella mi ha visto. No, due volte di seguito. Bravo mongolo, di questo passo riuscirai sicuramente a mangiarmi. E crepa. Perfetto. Il rossetto. Di nuovo umido. Vabbè che c'è nebbia, quindi effettivamente. Che vuoi? Che vuoi? Crepa. Tre colpi per ucciderlo. Ottimo. Oddio mio. Oddio. Ok, quelli mi hanno visti. Si sono girati. Avete visto come si sono girati quei ragazzuoli? Dai. Forza, venitemi a mangiare. Forza. Dai, che sono buono. Facile. Guarda qui. Oh no, è sopravvissuto. Mi aspettavo di ucciderlo. Ok, forse il karma sta facendo un po' il suino con me. Via. No, ho sbagliato, scusi. Oh, doppia uccisione, che stai facendo tu? Che cosa, che diavolo stai con... Che vergogna. Oddio, ne ho tirati forse un po' troppi. Più del previsto. Non era nei piani ragazzi. Siete troppi, siete decisamente troppi. Tu perché sei verde? Oh no. Gravissimo errore da parte mia attaccare quello a terra. Ho rischiato fin troppo. Cos'è tu nella schiena? Cos'è? Un cucri quello mi pare. Un coltello. No, un'ascia. Un'accetta. Fermo che c'è un amico con un'accetta nella schiena. Beh,
Oh, sì sì. Oh, sì sì. Accetta da combattimento. Sicuramente meglio del mio macete. Ehi, quello c'è una borsa. No, sono in due. Ma quanti siete? Fermi, perché sono sovraccarico? Sono bal... Oi, 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 non osare, non osare. Non osare. Perché sono sovraccarico, scusami. Dai, non rompere le palle, non sono sovraccarico. Tua sorella è sovraccarica. La ciccia bella. Metti qua. Cosa posso mettere? Ok, no, sono a posto. Vediamo sta accetta da combattimento. È una mano sola, però promette bene. Oh! Avete visto? L'ho one-shottato. L'ho crittato. Sono un boscaiolo, effettivamente dovrei utilizzare l'accetta. Per questo lo preferisco la macete. Coso? C'è... No, amico, c'è la porta aperta. Perché fai così? Perché fai così? C'è la porta... C'è la porta aperta. Oddio, sono in tre. Questa non era prevista. Non era nei piani. Forza! Altro, l'altro mongolo. Oddio mio, no. Scusate, amici. Ho decisamente troppi. Ho promesso che avrei liberato Daegu e manterrò la mia... Che velocità d'attacco... È velocissimo con l'attacco il boscaiolo. Che velocità d'attacco che ha? Hai visto? Oh, oddio mio, sono in quattro, ma siamo pazzi. Siamo pazzi. Dai, che quella porta non reggerà a lungo. Dietro di me non c'è niente? Ok, ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta. Ce la possiamo fare. Buttare giù. Oddio. Oh, oh. Fatti sotto, stronzo. Vieni qua. Sclip. Sclip. Gli sto facendo la ceretta. La barba li sto facendo. Ehi, ehi, coso. Come ti permetti? Ehi, mutande, osi uccidermi. Ma non ci provare nemmeno. Non mi farò di certo uccidere da un coso in mutande. E tu? Cos'è? Non vuoi venirti alla festa? Sì, bravo. Mi hai notato. Finalmente, grazie. Grazie per avermi... reso parte della tua vita. Breve, breve, molto breve. Ma grazie. Apprezzo molto. Oh, qualcuno sta cercando di sfondare qualcosa. Una porta. Una porta. Vorrei controllare questa cavolo di cracker. Involtino del taco. Cracker mai poi mai. Marinara, buona, 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 buona. Cosa di buono? Che altro? Qualcosa di grasso mi serve. Aggiungo in scatola. Niente. Allora mangiamoci un'altra bistecca. Cotoletta di maiale. Qualcuno sta cercando di sfondare qualcosa da qualche parte. Non sto capendo che cosa. Però forse gridare aiuterebbe. Forza! Ora spostiamoci. Via, 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 Harriet. Via, 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 via. Guardiamoci in giro. Ok, un altro bagnino. Da dietro non c'è niente. Ui! Ho sbagliato. È che immaginavo di avere più raggio. Perché sono così lento? Scusatemi. Sono ferito a un piede. O sono scalzo? Perché sono così lento? Credevo di avere tipo 500 di movimento. Perché sto dimagrendo? Altra domanda. Mangia tutto. Sono alquanto allibito. Perché sono così lento? Non sono sovraccarico. Le scarpe ce le ho ancora? Non è che sto camminando scalzo. No, mi sarebbero danneggiate le scarpe. Perché ogni tanto quando gli zombie riescono a grabbarci per le scarpe... Abbiamo dei problemi a correre. No, sono a posto le mie scarpe. Allora perché sono così lento a muovermi? Oh Gesù! Oh Gesù! No, 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 no. Fermo! O ti accetto la testa! Oh, perché mi fai la camminata laterale? Sei bastardo, sei! Cosa, mi volevi raggirare? Cosa, sei un lupo! Credo foste stupidi! E la cosa brutta, dovrei mettere qualche mod che mi mostra le condizioni laterale, di lato, degli oggetti, piuttosto che aprire ogni volta l'inventario. Ok? Sono lentissimo. Così, vabbè, sono veloce, ci sta, però così sono lentissimo. Cosa orribile. Ok, ne arriva uno. Beh, credo che possiamo dire, adesso controllerò i piani superiori, ma possiamo dire che quell'appartamento è stato liberato. Vero? Che altro combattere con la nebbia è una cosa orribile. Dai, venite a mangiarmi. Nessuno? Nessuno che mi vuole mangiare? Beh, credo di poter affermare con certezza che questi edifici si sono stati liberati. Eh sì, c'è anche la canzoncina tranquilla. Va bene, mappa. Sì, ho molta paura a fare sta roba.
Ok, questi tre edifici sono stati liberati anche loro. Abbiamo solo altri 400.000 appartamenti, ma non è niente di che. Casino non ne sento. Quindi teoricamente non dovrebbe esserci nessun altro. C'è il casco di quel tipo. Che in realtà sto già indossando un casco, quindi non mi interessa. La cosa brutta di questa mappa è che sono tutti edifici multipiano, quindi siamo un po' sfigati, diciamo così, nelle visuali. Qui è tutto sfondato. Vediamo se arriva qualcun altro. Oh, oh, stanno arrivando, ok. Quanti? Se non arrivano da dietro. Ok, in due, tre. Forza! Sono pronto a combattere. Damn. Ok, la nebbia se ne sta andando. Ma che vuoi, scemo? Ma che vuoi fare tu? Oh, agitato, nervo teso, dai, è solo sangue. Solo sangue, non è niente di che. Amico, amico col cappello e la barba brutta. Che c'è? Dai, finito il tuo cappello. A terra, piccolo bim. Oh. Dai, ma perché non me l'hai fatto? Mi hai fatto un'uccisione figa. Oh, non mi è piaciuto. Devi ucciderlo in maniera silenziosa. Poi la testa un po' fracassata. Come tre accettate. Avevi la testa un po' fracassata. Stressata. Ah, la signorina è stressata. Dovrei lavarmi. Troppo sangue. Credo sia quello il problema. In realtà dovrei anche riposarmi, quindi dovrei approfittare della calma. E apri. Apriti, sedano. Ah, grazie. Chiudi. Perfetto. Qui dovrebbe essere pulito, quindi non mi preoccupo. Perché l'ho ripulito io questo appartamento. Clic destro. Lava te stesso. Tutto. Ok, sono depresso perché... Aspetta, c'è un programma? C'è un programma? Ah, c'è la radio, ma tua zia. Fermo. Come si fa un tavolo grande, quindi c'è Life and Living. Ok. Siediti. Ah. Guardiamo un po' di televisione. Dai, mi sono perso tutta la carpenteria quasi. Sono un po' triste perché sono con la crisi di nervi. È una cosa brutta. Adesso dovrei lavare tutti i vestiti perché sono tutti sporchi di sangue. Palese che sia quello il motivo. È abbastanza probabile che sia quello il motivo. E forse mi dovrei fare anche una piccola dormita. Giusto per recuperare un po'. Spegniamo la luce e torniamo a dormire. Clic destro. Non riposa, dormi. Il dolore non mi fa dormire. Effettivamente è una cosa che non ho considerato. Potrei prendere degli antidepressivi effettivamente. Ah, sta mazza da baseball, vederla rotta proprio mi rattrista come non sapete cosa. E potrei anche provare la pistola. Più che altro non ho incontrato ancora nessun poliziotto. È una cosa stranissima. Ogni tanto girano i corpi dei poliziotti, quindi non ho antidolorifici. Sonniferi, beta bloccanti. Sonniferi non li voglio prendere, ma degli antidolorifici. Ok, eccoli qua. Gli sto finendo, quindi dovrei... È passato un aereo. Avete visto? È passato un aereo. Dolore leggero. Posso dormire adesso, sì. È passato un aereo. Spero che non mi mangino gli zombie solo perché è passato un aereo. Che è stato? C'è stata tipo la musichetta mentre dormivo, strana, poi... E sta piovendo. La grande. Proprio quello che non volevo. Terrorizzato. Crisi di nervi. C'è qualche libro da leggere, scusate. No, vorrei mangiarla magari. Ti fa schifo mangiare un'anguria? Ah, devo fare la fette prima, se no non la posso mangiare. Ok, ho capito. Allora mangio questo. Tutto. Mangio un porro. Un'altra carne io, tipo, nell'inventario. No, l'ho mangiata tutta. Siamo a posto. Peso corporeo, come sta andando? Dovrei cambiare questa fasciatura effettivamente. L'ho vista prima, me ne sono dimenticato. Disinfetta. Ma non sto sanguinando, come mai sto perdendo così tanta vita? Pende. Sfasciatura. Vabbè, non importa. Non facciamo domande. Sono comparsi dei simpaticoni. Perché mi ha aperto la radio? Non vedo niente. Meglio così. Bevi. Pulisci benda, approfitta finché abbiamo l'acqua. Ok? E direi di... non lo so.
Devo gestire questa cavolo di tristezza, perché mi dà fastidio. Non mi piace che il mio personaggio sia triste, quindi leggi un fumetto. Forza. Leggi un fumetto e siamo a posto. Devo anche far passare questa cavolo di pioggia. Non mi piace combattere con la pioggia. Che altro non posso dormire perché ho dolore leggero. E non, no, in realtà dolore leggero mi permette di dormire. Ma non sono abbastanza stanco al momento. Vabbè, andiamo sotto la pioggia. Becchiamoci un raffreddore. Qual è il problema? Mi sembra uno che ha paura di prendersi un raffreddore. Di starnutire in mezzo a una... Oh, cacchio. In mezzo a un'orda di zombie. No, amico. Dai, sei un coso, sei... Ma guarda te. Ma smettila, capigliatura. Smettila. Muori male. Agitato, nervo tesi. Che devo fare? Non avrei dovuto prendere omofobico. Non mi piace i nervi tesi. Non mi piace. Sapete quante volte ho pensato di essere... Perché sei triste? Ho letto un fumetto. Più di così. Solo gli antidepressivi ti tirerebbero su. Allora, devo gridare. Va. Via! Via! Via di qui! Sembra il cane che abbaia e poi scappa. Ok, uno sta arrivando. Guardiamoci solo le spalle. Non vogliamo sorprese. Oddio, ne stanno arrivando tanti. Ok. Più del previsto. Più del previsto. Ho sentito un'esplosione bruttissima. Oh porca miseria. Non avrei dovuto farlo. Alpa, via. Ok. Crepa. Vieni qua. Ora che siamo due contro uno. Come la mettiamo adesso? Vieni qua. Non ti rialzare tu, bestia. Ancora uno. È arrivato con un po' di ritardo, ma anche lui. Anche lui ha da dare il suo, diciamo. Ah, quante uccisioni siamo? 145. Beh, abbiamo fatto un po' di... Che mongola. Guarda, ti piglierei la collana di perline solo per dispetto. Tu col berretto. Col berretto, cos'è? Mi volevi uccidere in maniera stilosa. Oddio. Ne sono arrivati tantissimi. È bastato un grido e praticamente... Abbiamo fatti arrabbiare tutti. Che c'è? Assaggia questa. Ancora. E ti siete, ragazzi. Devo ammettere che quell'orda lì di 5 mi aveva quasi preso, Mi aveva quasi preso. Forza! Non ho paura di voi, bastardi. Ok, io non ho paura, Quello inciampato. Deficiente. Ok, sono due. Va bene così. Sì, l'unica cosa che mi potrebbe fregare è essere preso da dietro da questi deficienti. Fino ad allora dovrei passarmela bene. Dai, che attacco mi hai fatto? Harriet. È troppo lento il movimento, non riesco a capire come mai sia così lento. Guardate che lentezza, guardate. Ce la farò, ce la posso fare. Come mai sono così lento? Ok, io la mia destrezza fa cagare, però... Sono troppo tentato ad accoltellare quel tipo, è solo che... Potrebbero prendere da dietro. Vabbè, figurati se... Abbiamo fatto l'animazione di morso, pensavo di essere morto. Vi giuro, quando ho sentito... Ok, sono morto. Un morso mi ha staccato il cuore, mi ha staccato. Che mi ha fatto? Ah, mi si è rotto anche il coltello, vabbè. Sai che perdite. Mi è scomparso... Ah no, è rimasto dentro il corpo di quel deficiente. Ecco perché mi è sparito dall'inventario. È rimasto dentro questo mongolo, è rimasto. Infatti, eccolo qua. Ridammi il mio coltello. Deficiente. Ok, proviamo a gridare. Sento qualcuno battere da un bel po' ormai. Però non vedo nessuno ancora. Sì, veramente, è una cosa... Ok, adesso sono più veloce. Prima ero lentissimo. Non riesco a capire da cosa... È il movimento laterale. Oddio! Da dove arrivi tu? Stronza. Me l'ha quasi fatta, Me l'ha quasi fatta. Era quasi un morso... Ah, è la tipa che stavo bussando. Finalmente è riuscito a sfondare. Ah, no, sento qualcuno comunque. Allora, adesso faremo fuori questo stronzo che continua a bussare. È qui? No, non è qui. Ok, non è qui. È palesemente vicino, quindi è dentro questo edificio che si sente bussare. Ok, è qui. Oh, eccolo qua. Hai rotto i coglioni. Ah sì? Pensavo di spaventarmi davvero. Tu sei? Questo era un jumpscare per te. Lo considero un jumpscare questo. Rivista di cruciverba, vitamine, perché no? Keitar. Cos'è sta roba? Keitar.
È una tastiera? Dovrebbe essere una di quelle tastiere stile chitarra. È quello la chitar? Mai saputo in vita mia che si chiamasse chitar. Vi giuro. Vi giuro che non avevo più idea che si chiamasse chitar. Carne essiccata. Mangia. Mangia un po' di cioccolata. Minchia, maccheroni al formaggio, assolutamente. Ok. Guarda che teoricamente il cioccolato fornisce tanta serotonina al corpo. In realtà fornisce la stessa sostanza chimica responsabile per l'innamoramento, secondo gli scienziati. Quindi, nutrite il vostro partner con tanta cioccolata, ragazzi, e vi amerà di sicuro. Allora, dovrei lavarmi di nuovo? Nah, basta. Io mi lavo una volta al mese, qua mi dovrei lavare ogni 3x2. No, non esageriamo. Sento ancora qualcuno battere, ma non capisco dove. Più che altro voglio controllare tutti i bagni per eventuali antidolorifici e sonniferi. Al momento non sto avendo molta fortuna, come potete ben vedere. Qui c'è qualcosa? Cuscino, un'altra chitar. Tutti i musicisti dentro questo condominio. Così, fateli a soli uno a distanza dall'appartamento dell'altro. Sul tetto dovete che ci sia qualcuno. Ok, perfetto. Possiamo proseguire. Forza, Harriet, ce la possiamo fare. Io ho controllato questo bagno. Ok, sento uno zombie là fuori. Probabilmente mi ha sentito anche lui, perché da come ha reagito credo che sia stato... Oh! Indossa sulla schiena. Molto più stiloso sulla schiena. Ho trovato un marsupio. Dove possiamo tenere le sigarette e tutta la roba. Effettivamente non ho trovato neanche una sigaretta. Altra cosa che non ho trovato finora. Ok, il kit da cucito mi potrebbe servire. Penso di prenderlo. Però ho visto anche delle asciugamani e posso asciugarmi da tutto... Da tutto lo schifo, diciamo. Antidolorifici. Come ho fatto a non vederli? Antidolorifici. Posso prendere anche la fasciatura e i cerotti per il collo. E acqua di colonia può essere utilizzata effettivamente come disinfettante. In questo gioco no, però potrebbe essere utilizzata come disinfettante. Molta acqua di colonia contiene alcol. Asciugati. Asciugato. Asciugamano bagnato, com'è possibile? Quanto sono bagnato, scusami? Asciugati. Un altro asciugamano bagnato. Sono ancora bagnato. Mannaggia a te. Sento ancora battere. Oh, cosa state facendo, zombie? Ok, sento qualcuno. Oh, oddio, perché ho gridato? Non li ho visti quei tre. Giuro che non li ho visti. Forza, bastardi. Ok, li stiamo, diciamo, divide e timpera. Oddio, tu da dove arrivi? Ok, un poliziotto. Da. Dai, com'è che non l'ho raggiunto? Mannaggia a te. Stai giù. Vai giù. Perché te non ti ho fatto l'attacco a terra? Ah, quello è morto, ok, perfetto. Dai giù. Qui c'era un poliziotto. Oh. L'unico poliziotto della città senza una cavolo di fondina. Mannaggia a te. Ah. Perché ho gridato? Mi sono spaventato a morte quando ho visto quei treni davanti all'appartamento. Al condominio. Excuse moi. Ok, dovrei aspettare assolutamente che la pioggia si fermi. Ah, torniamo dentro l'appartamento. Dentro la nostra casetta. Il nostro rifugio sicuro. Dai, devo forzare ogni finestra. Tu da dove arrivi, coso? Cosa stai facendo? Coso, per favore scavalca. Grazie. Ho capito io. E tu? Da dove arrivi? Un altro. È un problema di patting che tutti decidono di saltare di lì. Colpiscili. Deficiente. Ok, ne erano arrivati altri due. Beh, pian piano stanno, diciamo, migrando questi stronzi. Quindi è un problema, la migrazione. Giacca da completo che mi rallenta il movimento, ovviamente. Però in cambio mi proteggerebbe abbastanza dai morsi. Ma non voglio fare una roba del genere. Oh, quante uccisioni ho fatto? Info 166. Mappa com'è messa? Allora, io sono qui adesso. Questi tre ho liberati. Questo anche è libero, perché ho gridato come un deficiente e non ho sentito bussare. Quindi anche questo è libero. E anche questo è libero. Perfetto. Beh,
siamo a buon punto, direi, no? Quanto durerà questa serie? Fermiamoci qui per ora, gente. Quindi grazie per avermi guardato fin qui. Mi auguro di vedervi nella prossima puntata di Liberiamo da Ego di Project Zomboid. Vi auguro una bella serata e ci vediamo nel prossimo video. Bella bella.